Ed eccoci di nuovo qui con dei pacchi da spacchettare. Allora, quando uscirà questo video dovrebbe essere già uscito anche l'haul di Action Decathlon, che attualmente ho girato ma non ancora montato e caricato, però sicuramente sarà già tutto a posto quando uscirà questo. Questo è un altro spacchettamento di Shein, perché per chi non ha seguito la storia, nel mentre che stavo facendo il reso delle cose del precedente ordine, ancora la dinamica non è chiara, le indagini sono in corso, ho fatto un altro ordine, molto più piccolo ovviamente, perché c'era una cosa che adesso sono curiosissima di vedere, che se è come io la immagino e la vorrei, sarà una delle cose preferite della mia vita. Ce n'era una sola, ho detto devo fare per forza l'ordine, e poi vabbè, si sa che qualcosina ci fichi dentro lo stesso. E quindi vabbè, divisa in due pacchi, ma non c'è tantissima roba, quindi confido di fare un video solo, cerco di andare veloce veloce, anche se fa ridere, ma la buona intenzione c'è. E prima di partire volevo far vedere questi, che sono gli orecchini che ho preso l'altra volta, sia in oro che in argento. Queste sono la versione dorata, che comunque, come si vede, anche se sono semplici, sono luminosi, fanno la loro porca figura. E parlando di porche figure, aspetta, dov'è? Questi sono gli smalti adesivi, e quando trema tutto perché passano i sorci dietro. E dai, non male. E soprattutto se ci sono riuscita io, ci può riuscire chiunque. Belline, ne comprerò altre. E poi la svolta, ho scoperto che ci sono pure gli smalti adesivi semipermanenti, che dopo averli applicati li ficchi in lampada e in teoria durano un mese, quindi voglio provare anche quelli. Comunque anche questi, intanto vediamo quanto durano. Questi li ho messi lunedì sera, oggi è mercoledì, sono ancora lì, bellini, bellini. E dai, sono abbastanza soddisfatta e devo dire che hanno fatto il loro successo sia al lavoro che qui sui social, diciamo. Quindi bene, Shein, quando vuoi mandarmi roba, io sono sempre disponibile. Ecco, detto questo, partiamo subito. Partiamo dal pacchetto più piccolo, che è quello che è arrivato dopo, che ce l'ho ritirato oggi pomeriggio, e vediamo cosa c'è. Come al solito i prezzi io non me li ricordo assolutamente, anche perché tra sconti, punti, questo e quell'altro, devo guardare l'ordine, e quindi li metterò qui probabilmente. Questa è una bella zona. Sto giro ho preso anche tanti accessori di abbigliamento, solo due o tre cose penso, e mi sembra tutto autunnale, quindi più che in tema, perché ufficialmente siamo ancora in estate, ma qua da 10 giorni siamo in novembre. Infatti la luce è quel che è, perché è buio fuori, è nuvoloso, stamattina pure piovuto, che non era previsto, ma vabbè. Allora, cominciamo. Allora, maschera piedi esfoliante al tea tree, che appunto, come dicevo anche nell'haul di Action, dove ho preso un'altra maschera piedi, e piedi, una disgrazia. Vediamo se queste sono esfolianti. Io voglio quelle che proprio ti tolgono la pelle come i bisci. Allora, poi, questa non serve, questa roba leopardata. Sono mutande. Vabbè, non le ho prese per il leopardato perché io sinceramente lo odio, però siccome erano tre, costavano poco, ho detto vabbè, tanto tutte e tre leopardate pure, minchia, vabbè, sono in tre varianti, tutte e tre leopardate, sono morbidissime però, caboia, vabbè, queste potevo anche farmi vedere, però sappiate che si possono comprare anche le mutande. Anzi, io direi che ultimamente le mutande le trovo solo che mi piacciono, mi vadano bene e mi stiano comode solo su Shein, e non sono morta ancora. Ho
che per carità, non si sa il futuro cosa succede, ma io sono anni che metto sia costumi che intimo di Shein, oltre ai vestiti, le scarpe, le calze, tutto. E ancora sono qua. Normale, no, mai sta. Da quando sono nata, mai stata, quindi non sono i prodotti. Chiusa parentesi. Questa bellissima satina di gatto, o zampina di gatto, dovrebbe essere un aggeggio per pulire i rubinetti, tipo per togliere il calcare, così, vabbè, perché la apro, che tanto adesso non la trovo. Proveremo, vi farò sapere perché molto carino. Hai visto? Hai visto? L'ho presa anche perché è zampina di gatto, ovviamente non lo nascondo. Allora, reggiseni, un altro reggiseno, l'altra volta una disgrazia, una disfatta. Reggiseni, sto giro sono andata su modelli più semplici, più user friendly, spero. Semplice reggiseno, solo col ferretto, niente imbottiture, niente cose tecnologiche, avveniristiche che poi non funzionano. L'importante è che mi stia di taglia, che sia comodo, perché anche con i reggiseni ultimamente sono diventata insofferente, non trovo nessuno che non mi dà fastidio, non lo so, è la vecchiaia. Che bella età. Questa è una taglia 110D, sarebbe la mia, speriamo, vediamo. Il pacchettino è già finito. Ale. Adesso passiamo a quello un po' più grande, dovrebbe esserci, cioè dovrebbe, deve esserci. La cosa quella che mi interessa di più. Allora, ho sacchetto dentro al sacchetto, cioè questo pacchetto dentro al pacchetto. Allora, questo, dai, lo apriamo subito il pacchetto dentro al pacchetto perché sono curiosa. Non prende paura, non succede niente, non succede niente. Queste robe non le capisco, ma non importa. Un pacchetto dentro un pacchetto. Allora, adesso basta scatole cinesi, però. Allora, questa cosa a pois dovrebbe essere un vestito, penso, se non ricordo male. Che prima di fare spacchettamenti, video spacchettamenti, si potrebbe anche guardare cosa si è ordinato, ma no, più bello la sorpresa. Si dà il vestito bellino. Ovviamente questo lo mettiamo via direttamente per l'anno prossimo. Vabbè, visto così si vedrà niente, cioè si capirà niente. È un po' anni 50. Qui ha un fiocchetto, ha un nastrino, fiocchetto, qui ha un buco addirittura. Forse dietro si vede meglio che ha tutto l'elastico. E sì, come modello è anni 50, diciamo, bellina. Poi ho pensato, siccome ho il sottogonna, che per un carnevale mi sono vestita con una mia amica anni 50 col sottogonna, questa è la morte sua. No, nastrino non è per te. Vabbè, questo lo vedremo indossato ormai l'anno prossimo. Purtroppo visto così si capisce, no, cioè si capisce poco. Poi un altro capo di abbigliamento, questo è Emery Rose. Cosa ho preso di Emery Rose? Una roba piccola, penso, perché cos'è? 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 Una maglia? Nera, che strano, che è di solito. Ah, forse è. Sì, dai, è un, niente, un semplice coprispalla da usare adesso, anche le tasche forse? No, peccato. Niente, un semplice coprispalla così da usare adesso, mezza stagione, chiamiamola mezza stagione, perché effettivamente ho pensato che ce li ho quei fiori, quelle fantasie, quei quadretti colorate, ma nero così, o meglio. Li avevo, poi tra trasloco saranno rimasti a casa di mia mamma, non lo so, non ne ho. E invece, insomma, un capo così basic, neutro, serve sempre perché io non abbino le fantasie, meno che proprio non ho la giornata di Mona, eh.
Quindi se metto una fantasia, poi ci metto qualcosa di neutro. Quindi se metto magari una maglia fantasia tipo questa, devo metterci sopra un capo neutro, non ci potrei mai mettere un'altra maglia con un'altra fantasia, cioè, vabbè, capito. Poi qui abbiamo altre mutande, forse. No, reggiseno. O mutande o reggiseno? No, reggiseno. Reggiseno? Reggiseno. Ho preso un altro reggiseno senza spalline, ma veramente. Ma mi drogavo, mi sono drogata qui giù. Perché ho preso un altro reggiseno senza spalline? Che non reggono niente. A parte che questo c'ha 10.000 gancetti, sono 7 gancetti. Questo si allaccia davanti, ma non lo so perché l'ho preso, vi ricordate? Cioè io mi ero ripromessa mai più reggiseni senza spalline che tanto non reggono, che questo per carità c'è anche il suo giro di silicone, qua, non so se si vede, no, si vede, sì, ecco questo si vede, sopra, sotto invece ha l'elastico un po' più grande, c'è un po' più alto. Ma non ha niente, cioè non ha stecche, non ha niente. Perché l'ho preso? Non lo so. Perché l'ho preso? Cosa? Non lo so. Non lo so. Questo, di questo non rispondo perché non lo so. Allora. Mamma mia, cosa bella. La vediamo subito e la vediamo alla fine. No, la tengo per la fine. Mi sembrava di aver preso poco di arredamento, buonanotte. Poco di abbigliamento, tanti accessori e fino adesso accessori non pervenuti. Forse mi confondo con Temu perché arriverà anche un ordine di Temu. Dovrebbe. Ah no, niente, pensavo fosse una giacca. E invece sono dei pantaloni. Effetto. Come possiamo dire, neanche a metà effetto pelle, però non sono di pelle, ovviamente sono di super plasticaccia, bordeaux, pantaloni, insomma. Sì, no, dai, sono pantaloni. Non sono proprio fuso a fuso, secondo me, boh, bisogna vedere indossati, come vengono fuori poi. Hanno le taschine sulle ciabatte e questi sì, li vedremo indossati a breve perché ormai siamo nella stagione. Ovviamente bordeaux è il mio colore. Di questi sono fiduciosa. Poi, jeggings. Per questa stagione sono immancabili nel mio armadio, però hanno la particolarità di avere tutte le perle sui lati. Io adoro i jeggings, io i jeans normali è anni che non riesco più a portarli perché mi dà fastidio il mottone, la cerniera. Poi io ho il problema col culo largo e la vita più stretta, anche se adesso mi è cresciuta pure la panza meno, però ho sempre questa disparità. E quindi con i jeggings che hanno l'elastico si adatta e sono più comodi. Con i jeans c'è sempre il buco, lo spazio davanti e dietro, casino. Questi sono belli elasticizzati, voilà, e poi appunto hanno la particolarità delle perline fino in fondo, colore chiaro, anche un po' slavatini qua sulla coscia, che a me non fa impazzire questo effetto, sinceramente, però le perline, quelle sì, le perline belle. E anche questi li vedremo indossati molto presto, perché i jeans. Io ho un capo che indosso, penso, in tutto una settimana, forse 10 giorni in tutto l'anno, perché hanno un range di sopportazione molto molto stretto per me, nel senso che quando viene freddo non li uso più perché viene freddo, quando viene caldo non li uso più perché viene caldo, riesco a metterli in questa stagione intermedia che però, come sappiamo, è brevissima perché si passa dal caldissimo al freddo e viceversa, e non esistono più le mezze stagioni. E quindi vediamo. Adesso la difficoltà maggiore di questi è lavarli senza perdere tutte le perline in lavatrice, ma sono fiduciosa. Ce la possiamo fare. Un attimo che vibra tutto. Olè. E
Ultima cosa. Ma io ero convinta, avevo preso anche accessori. No, allora confermo, mi confondo con te. Vabbè, li vedremo più avanti. E ultima cosa, che è quella che ha fatto partire tutto sto casino. Già dalla fantasia abbiamo capito perché sono impazzita. Questo è un vestito, lo devo tagliare, con la fantasia tartan, ed era l'ultimo, c'era solo lui, che mi chiamava, diceva: Lappi, Lappi, portami a casa, Lappi, non mi lasciare qui, voglio venire a casa con te. No, amore. Non è successo niente, non chiamare l'ambulanza, mamma sta bene, tranquilla. Cioè, e poi lungo, ma forse è lungo addirittura fino alla caviglia, ragazzi, cioè, qua allo scollo un po' quadratino così, il tessuto è leggero, qua all'elastico, fino a dove comincia, ehi 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 signorina, non toccare, fino a dove comincia la gonna, e appunto dicevo, il tessuto è leggero, pensavo fosse un po' più pesante, questo si può usare adesso, assolutamente sì, no, se no d'inverno si può usare mettendoci sotto una bella maglia con le maniche lunghe, bella, bella calda, un body, le calze belle spesse, gli stivaletti col pelo dentro. Wow, ma anche la fantasia, cioè il tartan è fatto benissimo, la stampa è bellissima. Ah, io ho gli orecchini con la stampa così. No, sono già qua che penso, vabbè, siamo sta. Beh, insomma, super soddisfatta. Adesso provo tutto, ovviamente privatamente, non faccio, non sono in grado di fare i video try on, quindi se volete vedere tutto indossato, seguitemi su Instagram. E ecco, niente, dai, abbastanza veloce. E avevo ricordi di aver preso tutt'altra roba, sono sincera però, non importa. Comunque vabbè, spero di avervi da intrattenuto un po', ho fatto vedere delle cosine interessanti adesso, soprattutto per l'autunno, come jeggings, la maglietta, cioè il coprispane, insomma. E niente, ci aggiorniamo più avanti allora per l'ordine di Temu e nel futuro proveremo anche le unghie semipermanenti adesive perché devo dire che sono molto interessanti. Cioè, secondo me, per le unghie tinta unita tipo questa, non ha molto senso a meno che una non abbia frettissima, che allora queste si mettono su, sono già a posto, basta che ci metti sopra il trasparente che comunque si asciuga in fretta. Sono molto più veloci dello smalto normale, se una fretta, ok, se no non hanno senso. Hanno senso per quanto riguarda le decorazioni, perché io, vero, queste nail art, manco se mi trapiantano le mani da un'altra, non riuscirò mai a farle. E quindi, in questo senso, per quanto mi riguarda, hanno senso. Adesso bisogna vedere appunto quanto durano. E queste erano quelle con la fantasia che mi piaceva meno, perché ho detto, faccio la prima prova, che se va male almeno pazienza. E più avanti proveremo anche quelle altre più carine. E appunto il prossimo ordine che farò tanto tanto più avanti nella vita, perché adesso sto mese qua è una disgrazia, c'ho il mutuo e l'assicurazione della macchina, cioè, da appiccarsi. E molto molto più avanti, il prossimo ordine che farò nel futuro molto 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 lontano, voglio provare lo smalto adesivo semipermanente. Quindi se vi interessa l'articolo, restate sintonizzate. Tanto vi ringrazio,
tanti baciotti e niente, ci vediamo.